dai, forte Chen, risponde Epsi noi. Tempo! Yeah, raga, ma ci avete guardati? Io vi dico sulle mani. Un maranza contro un secchione, ma nel dubbio non si picchiano i bimbi con gli occhiali. I bimbi con gli occhiali, ma ce le prendi con la cinghia. Non sei un secchione, sei un babbo di minchia. Quindi va così, questo me lo ciuccia. Raga, ma cos'è il cyberbullismo o l'asilo Mariuccia? O l'asilo Mariuccia, sfigato. Io stupro i bambini asilo, ma dentro ad un asylum. Gruppo tossico, fra, io sono il secchione che ti ha passato il compito alla maturità. Ah, alla maturità, l'hai capito, siamo bravi. Non è stupro se siete coetanei. Quindi va così sul beat, tu sei demente. Io ti sto scopando e nella battle consenziente. Sono consenziente, frate, questo qua mi dice sempre che mi vuole scopare. Le cose sono due, o è omosessuale o la sua tipa gliela fa sudare. Gliela fa sudare, mi sembra giusto. Hai sbagliato, perché mi piace tutto. Va così sul beat, così che si fa. Mi piaci tu perché mi piacciono in tenera età. In tenera età, tossico, è un bellissimo modo per dire che sei un pedofilo. Io ti distruggo quando scopri lei, tu ti accendi la sigaretta e lei si mette il ciuccio. E lei si mette il ciuccio sulla traccia, coglione. Invece quando scopri tu accendi il vibratore. Non conta un cazzo, sulla traccia è drastica. È come questa tua figura in plastica. Figura in plastica, coglione. Questo qua l'ho fatto in improvvisazione. Ha parlato di vibratore. Questo si mette il cellulare nella figa, chiama con la vibrazione. Con la vibrazione, su beat sei penoso. Se il tuo cazzo è il vibratore, tu c'è il silenzioso. Ma così, fratello, con le rime non perdo contro Harry Potter che non ha preso le proteine. Preso le proteine, ma questo qua l'hai capito che l'ho fatto sempre. Se io faccio il rap, io sono Harry Potter. Ho la battuta qua, all'umore ti sblocco la cintura di castità. Castità? Ma che rima che fai? Epsi9 con il rap fa freestyle. Quindi l'hai capito, compare? Tu sei silente, non per il personaggio, ma per come devi stare. Come devi stare, io ti spacco con le rime. Abbiamo capito che non hai più niente da dire. Ti ho dato così tanto in cazzo a questa battle che a fine battle lo racconterai alle tue amiche. Alle mie amiche, in rima, lo racconto alla mia amica. E tu sei la prima. Quindi va così, compare, non mi risponde. Le nuove generazioni non sanno improvvisare. Sanno improvvisare, io faccio barre rap. Questo qua è rap, compare, un film Bandersnatch. La verità, sai qual è? Che parli con me da sesso e facciamo un selfie after sex. After sex sulla traccia, bravo. After sex e dopo quando parliamo. Quindi uomo, pensa, per sto livello non ti manca il talento, ma 5 anni d'esperienza. Cazzo, che fatto l'estate, porca troia, che fatto! Mi sono piaciuti! Dai, che li facciamo andare all'argomento, dai, che almeno un attimo più hardcore la cosa, dai. Ok, a noi piace un sacco il verde. Io dico le piante, i vegetali. Piacciono i spicci di verde, quindi le piante e che gli hai i vegetali. Ok, inizi tu, Epsi9. Ok, lasciala. Al 3, 2, 1, tempo! Tempo, ma questo è un cane, gli metto il collare. Sei la pianta che devo annaffiare. Io ho una quercia secolare. Lui è un tossico povero, per una quercia in sé a collare. Sì, ma stai zitto, raga, ho la faccia da tossico. Frate, ma mi hai visto? Lui è quello che fuma troppo. Il suo cane è un cane fiuta, cane puliziotto. Cane puliziotto, hai ragione, ne ho tante. Ma queste barre non c'entrano con le piante. Quindi va così, ma tu perdi. Nella battle sei l'edera, perché ti arrampichi sugli specchi. Sugli specchi, sei zitto idiota. Questo fratello lo sai che questo lo spacca. La tua tipa dorme sull'etera velenosa. Per risparmiare la chirurgia estetica alle labbra. Alle labbra? Ma con le rime? Mi dispiace, fumo spini sopra un letto di spine. Quindi vaffanculo, sulla traccia stai calma. Tu fai troppo cocco, tu sei fredde palma. Tu sei fredde palma, io ti rompo. Mi faccio troppo cocco, tu fatto di meningo cocco. Tu non mi voti, Schumacher mezzo vivo, mezzo morto. Piante contro zombie. Piante contro zombie, ma preparata. Vaffanculo e ritorna in frista strada. Quindi va così, la spiego io, zio. Se si parla di vegetali, tu sei Bebe Vio. Sono Bebe Vio, fratello, io ho riciclato. Cosa? Quale concetto? Io sto sbocciando, frate, il mio talento. E sono un ape, lo impollino senza permesso. Senza permesso? Hai ragione, muori. Tu sei un ape perché sei un figlio dei fiori. Quindi va così, questo io lo consumo. Il tema sono le piante, lui erba e la fumo. Erba e la fumo. Questo qua sul quarto l'hai capito che lo mando a fa culo. Mi fa delle seghe, si pianta la mare.
marijuana in casa è un motivo che usa parassiseme. Parassiseme, ma sopra questa traccia la parassiseme tu ce la prendi in faccia. Compare, il pubblico vuole urlare, trovi loro sotto il fino di Natale. Ne dati il cazzo prima e questa l'hai compresa adesso. Sei solamente un cazzo di gesso. Ho visto la giuria con un fiore in mano che diceva spareggio o non spareggio. Yeah, 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 yeah.